tutti intorno ad un tavolo per creare una t-shirt artistica nella cornice del Museo del Tessuto. I ragazzi della scuola media Pontormo di Carmignano questa mattina hanno provato l'emozione e l'esperienza di creare da una maglia bianca un capo d'abbigliamento unico e irripetibile. La lezione si è tenuta nell'ambito del progetto Di moda il mio futuro, organizzato da Confindustria Toscana Nord in un percorso di orientamento scolastico dopo la terza media. Si sono cimentati nella realizzazione di una decorazione all'interno di una t-shirt, proprio perché il modello della maglietta è un capo d'abbigliamento che utilizzano tutti i giorni, quindi era carino avvicinarli nel settore tessile e soprattutto della moda, proprio con uno strumento che loro, cioè un capo d'abbigliamento che loro utilizzano ogni giorno. Non solo creatività, ma anche un percorso per avvicinare i ragazzi alla produzione, partendo dalla scuola superiore che tra qualche mese dovranno scegliere. Ultimamente, quindi per ultimamente intendo circa una decina di anni, questo orientamento verso il territorio pratese con l'Istituto Tecnico Buzzi, ma anche i licei artistici, sono in crescente aumento, proprio perché c'è anche una rivalutazione di questa emozione creativa che poi trova applicazione in questi settori. Il laboratorio che abbiamo organizzato al Museo del Tessuto, spiega Andrea Cavicchi, presidente della sezione moda, servono ad avvicinare i ragazzi delle medie al tessile e a sottolineare una delle dimensioni essenziali del lavoro del settore, quella creativa. È di moda il mio futuro, si muove fra questi due profili, quello creativo e quello tecnico, e ne sottolinea la complementarietà, una caratteristica che rende il settore moda particolarmente affascinante. Giovedì la t-shirt più bella sarà premiata nell'ambito di un concorso.